questo veleno qua lo chiamano food. Food. Bene, buonasera, ben arrivati a tutti. Dov'è finita quella leggerezza, quell'essere frizzanti, il cantare, il ballare, che diavolo ci sta succedendo? Dov'è quell'adolescente? E adesso arrivano le note dolenti. Costa 20 euro, tutte le sere. Ogni sera 20 euro. Se fate l'abbonamento mensile sono 50 euro. Se fate il trimestrale, 120. Non transito, si paga. Ah, volevo un attimo rispondere, no, a questa cosa qua, perché tu continui a pensare che comunque quello che fa Rocco Bruno sia comunque una cosa buona, no? Dopo anni e anni di tutti sti guru, come mai la situazione va sempre peggio? Te ne sei accorto di questa cosa qua? Come mai anni e anni di questi guru non hanno mai dato nessun tipo di risultato? Vi voglio bene, vi ho sempre aiutato. Ho cercato di darvi le cose e farvi capire cos'è il dono. Ma purtroppo nella testa c'è troppo questa logica del mercato. Ce l'avete un'idea? 200 e passa video. Mi vieta piano, senti sto coso. Il sistema accetta che ci siano certi tipi di comportamenti da parte degli schiavi che abitano il sistema, no? Fra le cui perché lo schiavo ti produce meglio, no? Una di queste cose qua e far sfogare lo schiavo, farlo sognare, così poi il giorno dopo ritorna sempre a fare quello che deve fare, insomma, a subire. Quando tu mi dici che lui è ok, a me sinceramente mi viene da vomitare, perché vedo che anche lui è un predatore, diciamo. Fuoco! Fuoco! Siamo tiepidi! Oppure un altro esempio perfetto per farti capire questa cosa qua è il triciclo, quello che i genitori portano al bambino, no? Cioè quel triciclo con quell'asse che il genitore lo porta, no? Spinge il bambino che proprio ha un anno. Tu, cittadino, oggi sei quel bambino là, nel senso che ti hanno messo in mano questo volante, no? Questo manubrio, però la direzione te lo dà qualcun altro che sta più in alto di te. Questo è un esempio perfetto proprio, che praticamente fa capire che tu non sei in controllo, tu sei uno schiavo, però non lo vuoi accettare, perché it's fucking painful. Che dire, altre belle parole per tirarti su. Rocco Bruno è l'illusione, è quel manubrio. Rocco Bruno ti dà tutti questi manubri, tutte queste cose, belle cose, che però ti fanno sta schiavo, perché il giorno dopo tu ritorni sempre al lavoro, ricordatelo. E anche se lui costruisse Zion si trova nel bel mezzo della merda. Basta che lo Stato aumenta le tasse, tu sei fuori gioco, non puoi fare niente. Basta che lo Stato dice che tu non puoi vendere quello che produci là e tu non hai più niente. Tu pensi che sei isolato dal mondo che hai intorno? Fuori da te c'è l'inferno e tutto. Tu pensi che loro ti lasceranno tranquillo in questo paradiso che ha creato Rocco Bruno? È un po' improbabile, no? E di solito il guru, come ti ho detto negli altri video, dà la colpa al singolo, nel senso che dice al singolo che è colpa tua. Capite quando io dico la gente soffre senza ragione? Ma io ho la prova che questa è una cazzata. Perché? Perché l'ho visto con i miei occhi. In Albania la gente non veniva bombardata con messaggi di pubblicitari e non c'era un sistema che ci metteva uno contro l'altro, e lì nessuno si permetteva di fare del male all'altro. Passati in capitalismo, siamo venuti qua in Italia, quindi è finito il comunismo, la stessa gente, non dopo 200 anni, 300, la stessa gente, sono ancora vivi, i miei genitori, i miei amici, tutti, sono diventati animali, per
perché è cambiato il sistema. Invece loro che fanno? Loro dicono che il problema è tuo singolo. Perché te vogliono vendere i loro cazzo di libri, i loro cazzo di corsi. Sono degli mostri. Perché abbiamo tremendamente bisogno di soluzioni. Ecco la rivoluzione questa. Zion. Tolgono completamente il fattore struttura in cui questo topo si trova ingabbiato, che praticamente decide tutto. Tu devi capire che tu sei come gli israeliani e i palestinesi, uguale, tu sei in una prigione e tu sei quello debole. Però è molto più bello così sognare, pensare di avere controllo. Quindi tutte le persone che ti chiedono soldi stanno usando questa mazza, Gabriele. Io, dice là nell'ultimo video che aveva fatto su YouTube, io vi ho donato tanti video, ora è arrivato il momento di pagarmi. Adesso poi inizierò a organizzare anche tutta una serie di corsi, seminari, anche questi fatti in una certa maniera, tutti quanti a pagamento. Mazzate. C'è un altro esempio che aiuta moltissimo. Se te ne intendi di macchine, motori di macchine, no? C'è quel meccanismo che si chiama centralina, no? Tu sei quello che guida, cioè tu cittadino, tu schiavo. La centralina può decidere se farti consumare poco e quindi il petrolio lo consumi molto meno, quindi oppure fai versione super sportiva con tanta potenza, no? Però in quel modo là consumi gomme, consumi tutto, ingranaggi, tutto, no? In mano adesso i meccanici che decidono come deve guidare, come deve andare questa macchina, ce l'hanno quelli che io chiamo i mostri. I mostri sono tutta la gente che ha tanti soldi, i veri programmatori di questo grande sistema. Quelli sono, diciamo, i veri programmatori che decidono come deve andare la macchina. Tu sei semplicemente il pilota. Come fare quindi ad andare a decidere tu come funzionerà la centralina? Con lotta, con guerra. Non ci stanno cazzi, loro sono animali. Tu pensi che adesso puoi votare tutto, no? È come quel triciclo là. Tu ti mettono l'illusione che tu c'hai la possibilità di dirigere le cose, però non dirigi niente. L'unico modo per se vuoi dirigere è sempre stato quello: levargli il controllo con la forza. Non ci stanno altri cazzi, perché loro sono animali. Per loro, per esempio, questa è democrazia. Quindi per loro, in teoria, tutto va bene oggi. A me non mi sembra proprio. C'è morte, c'è veleno, c'è schifo, ovunque. E invece, a quanto pare, è perfetto oggi. Quindi, Rocco Bruno. C'è presente quando un coatto, no, comincia a mettere tutte la marmitta che suona bene, no? Oppure ti mette tutti adesivi, tutta sta roba un po' così che non influisce per niente su come andrà la macchina, no? Questo è Rocco Bruno, ok? Te l'ho detto un'altra volta, te lo dico un'altra volta. Anni e anni di questi guru, di questi Rocchi Bruni, dove ci hanno portato? Ci hanno portato da qualche parte? No. Adesso cominci a vedere piano piano la loro vera faccia, la faccia dei tuoi padroni. La faccia dei tuoi padroni la stai vedendo ora, piano piano, e ancora non l'hai vista bene. Rocco Bruno dice che il problema è lunghissimo da risolvere, è lunghissimo. C'è da fare Zion, dice Rocco Bruno. Questo è Zion, sapete cos'è questa? Questa è tutta una vetrata, qui è tutto interrato. Parlavamo di fare i bagni l'anno scorso, ragazzi, le tubature dei bagni, 4 bagnetti, sì. Se voi continuate a darmi i soldi, piano piano, tanti mattoni, io ogni volta che voi fate una donazione compro un mattone e lo metto lì in questa comunità del futuro che sto creando. Non vi preoccupate, eh? Voi state seduti tranquilli, ci penso io, voi non dovete fare niente. Questo è Rocco Bruno. Cioè, se istintivamente tu non capisci quando c'hai a che fare con un cazzaro che ti vuole vendere, che ti dice che tutto dentro di te e ogni corso ti farà arrivare sempre più vicino al vero te, al te spirituale, nella speranza di riuscire a fargli capire che lo spirito non è una questione di religione. Ma questi sono libri, porca troia, che seguono alla lettera, questo è un procedimento per i polli di in Occidente.
Quindi la situazione è drammatica, drammatica, perché la gente non si rende conto, non ha la minima idea che stiamo veramente nella merda. Però siccome anche la gente con il tempo si è abituata a questa merda, che cazzo vuoi fare? Il cambiamento sarà lunghissimo proprio, perché la gente ormai è stata abituata a subire. Cioè, non so te devo dire altro. Che altro te devo dire? Cazzo, vuoi arrivare con Rocco Bruno? Rocco Bruno è uno come tutti sti mostri qua, che in mezzo a questo inferno, siccome sono animali anche loro, si divertono a fregare la gente, queste pecore indifese che ancora sognano, queste pecore che sono libere. Ah, poi ritornando un attimo alla piramide, no? Cioè a chi ha strutturato queste giostre, no? Con il tempo, abbiamo detto, ha creato questa struttura molto complessa dove lo schiavo pensa di essere libero, però fa quello che vuole lui, e questo lui lo fa tramite i soldi, nel senso che premia o punisce a seconda del lavoro che vuole. Cioè, nel senso che il Bilderberg, diciamo, ha aperto questa nuova giostra, no? E ci sono dei posti da assegnare. Tutti questi posti mandano avanti il suo progetto che riguarda lui. Quindi io mi ricordo una volta Fabrizio, che era il collega che c'avevo al lavoro, no? E mi ricordo una volta Fabrizio mi fece una domanda che io non sapevo rispondere. La domanda era questa: diceva, ogni cosa che è velenosa, che distrugge il pianeta va, e non si riesce mai, per esempio, a far diventare ricchi la gente con qualcosa che fa bene, diciamo, alla natura, all'ambiente, all'uomo, no? Era una bella domanda, ma sinceramente non sapevo rispondere. Dopo 2 anni sono arrivato a rispondere a questa domanda. Il compito di questa giostra è creare merda, perché chi l'ha costruito questa giostra è un malato di mente. È un malato di mente, può fare solo cazzate. Quindi ecco perché ogni cosa che viene premiata con i soldi è un lavoro che è buona solo per loro e tiene in gabbia tutto il resto. Quindi vediamo un po' che cazzo mi sono segnato qua. Io, siccome ho vissuto due tipi di sistemi, quindi comunismo e adesso capitalismo estremo, anche se sono molto diversi uno dall'altro, se tu vedi, le cose principali sono le stesse sempre. C'è un bullo che sfrutta questi schiavi, queste altre persone che sono buone. Questo è il succo sempre. Quei pochi che si sono svegliati, quindi realizzano che si trovano in un inferno, in una gabbia, con questi bulli, dove non hai la libertà di dire quello che vuoi, c'erano anche in Albania. Cioè, nel senso, gente come me, Amerigo, vabbè, ci sono diversi gradi, no? Però tutta sta gente che dice, oh, qui c'è qualcosa che non va. In comunismo questa gente veniva isolata oppure ammazzata. Quindi in Albania c'è tantissime persone. Come in Russia, come si chiama? Stalin mandava tutti nei gulag, proprio in Siberia, o nel gelo. Chi lui pensava usasse la testa, aspetta che finisce. Guarda, il 90% dei casi finivi in qualche paesino in montagna, proprio isolato dal resto delle pecore, che non avevano il coraggio di dire quello che pensavano, che quella era una gabbia, e passavi l'inferno veramente, perché tutti ti vedono come un qualcuno, come se hai fatto qualcosa che non dovevi fare, no? Quindi anche tu stesso con il tempo, poi, cioè, se sei un po' debole, cominci a crederci a questo inferno, no? Dici, forse c'è qualcosa di sbagliato in me, no? Invece sono passati gli anni e loro sono diventati eroi, poi, no? Quando c'è stato il cambio, cioè, nel senso che è finito il comunismo, quelli li hanno considerati come eroi. Però il bello è che chi li ha considerati eroi? Le persone che avevano intorno. Però quando il bullo era al potere, non li parlavano questa gente. La stessa cosa anche oggi. Quindi tu immagina che la gente che sta intorno a te ha paura. Allo stesso modo. Come ti ha detto a quell'insegnante là, nell'intervista. E lui mi dice che la gente non fa niente perché ha paura. Questo lo dico sempre anch'io. Ha paura, non può parlare perché non è forte, non ha
non ha le palle, capito, a subire tutto questo. Devi avere proprio, vai in Siberia. Noi adesso siamo in Siberia, tra virgolette, insomma. Tutta questa gente che va contro a questo inferno qua si trova, siamo nei nostri gulag adesso, siamo isolati completamente, siamo visti come alieni e nessuno, appena ti vedono, vogliono stare lontano un chilometro da te proprio. Non vogliono avere niente a che fare proprio. Io sto passando veramente l'inferno, cazzo, e spero tanto di essere vivo per poter, cioè, secondo me, almeno, cioè, quelli che hanno subito in Albania, poi però alla fine, quando è finito la dittatura, sono usciti, e quindi, anche se adesso non gli hanno dato un cazzo, cioè, sono poveracci, non c'hanno niente perché hanno perso tutto, e non gli hanno dato nemmeno soldi, niente, perché ormai in Albania adesso, dopo il cambio, le hanno preso in mano i mafiosi proprio, quindi te pare che ti danno i soldi. Però comunque sì, almeno la soddisfazione di aver fatto un qualcosa di coraggioso quando tutti stavano zitti. Un esempio perfetto, per esempio, che spiega sta cosa di farti fare quello che vogliono, è il classico, quello della foca, no? Degli animali al circo, no? Tu praticamente gli fai fare quello che vuoi tu e l'animale prende i soldi, quindi, cioè, questa, le noccioline, e quindi tu con le noccioline gli fai fare tutto quello che vuoi tu, cose che per l'animale non sono, non ha niente da guadagnarci l'animale a stare in quella gabbia, a fare quelle cazzate che gli fanno fare. Però il malato di mente vuole farti fare quello che vuole lui, e te lo fa fare perché quello è l'unico modo che tu hai per mangiare. Quindi quello che dovremmo fare, no? Uno dovrebbe fare così razionalmente, se proprio ti vuoi tipo organizzare così, protestare per qualche cosa, e far capire che questo, il sistema così come è fatto, è veramente disumano. È disumano nel senso che sulla carta è perfetto, c'è il lavoro, vai, fai la domanda, lui ti assume, sulla carta tutto perfetto, perfettissimo, bravo. In realtà il lavoro lo fanno solo poche foche. E quindi questa situazione, quindi come farti fare tutto quello che vogliono con i soldi. Quindi per questo io dico che è molto importante capire che i soldi sono, è il loro trucco, è il loro trucco per rendere, per fare in modo che i bisogni primari tu li puoi avere solo tramite questi pezzi di carta. È una trappola, cazzo. Quindi prima si esce da questa trappola, perché anche se tu la aggiusti questa trappola, no? La facciamo un po' più giusta questa trappola, loro per loro natura sanno che devono muoversi per riprendersi un'altra volta, ricreare un'altra volta l'inferno come oggi. Quindi siccome noi sappiamo che la loro natura è quella, noi dobbiamo praticamente capire questo rischio, capire che questi malati di mente possono renderci la vita un inferno, e non levargli dalle mani sta cazzo, sto giochetto che hanno creato. Io levi di mano proprio, e educhi la gente affinché non possa fare più cose del genere. Perché, per esempio, lì in quell'intervista che ho fatto a quell'insegnante, no? A un certo punto gli ho chiesto, però l'ho tagliato, non veniva troppo lungo, gli ho chiesto: ma
Ma lei, cioè, tutte queste cose che mi ha detto a me, le può dire agli allievi, no? Lì a scuola? Ai bambini? No, ai ragazzi, non so che. Mi ha detto insegnante, quindi immagino forse qualche scuola media, magari. Qualsiasi cosa. Però lui mi ha detto che lui non può. Una Partendo da curiosità una mia, presa a d'acqua, scuola, in Italia è proprio la oltre al famiglia programma, libera le che è lasciano, per diventato il nuovo esempio, strumento discutere di dell'orientamento queste cose con i della ragazzi? comunità. C'è libertà? Comunque, il problema è che in realtà Questi non sono può gli unici prescrivere. giudici da anni, Ah, giudici quindi che non è. certificano Gli le unici che possono parlare di statistiche, che morale segnalano, e di registrano una politica per la progressiva pressione di fine questi sono gli prezzi, insegnanti ma della dalle statistiche religione. da questi dati. Non può aprire un discorso politico. Politico, politico, quello è vita. Perché ci sono i libri. Però i libri, cosa sono i libri? I libri sono interpretazioni, nel senso chi ha scritto i libri è il mostro che ha vinto nella battaglia, diciamo, nella battaglia che c'è stata. I vincenti scrivono i libri poi alla fine, perché sono più potenti, hanno più mezzi e tutto. Chi più è selvaggio e più ha la possibilità di prendere il potere e di scrivere la storia, quindi loro ti impongono, cioè tu devi star zitto. Amerigo l'hanno fermato perché stava facendo, semplicemente parlando con la gente intorno, lì per strada. E se loro apprezzavano questa performance, cioè quello che lui gli proponeva alla gente, gli potevano lasciare una monetina. È stato multato per questa cosa qua. Quindi questa è una gabbia. Tu non puoi respirare. Cioè, qualsiasi cosa che rischia di cambiare veramente il sistema, cioè loro sanno quali sono le cose pericolose e le vietano. Quindi tutte le cose che. Cioè, per esempio, tu sei liberissimo di comprare 100.000 marchi hai tutte le possibili videogiochi, tutti quei generi dei film, delle cose, tutte cose che non cambiano il sistema, cioè le cose che veramente cambiano il sistema, boom, sono illegali, boom, esce fuori il poliziotto appena cerchi di cambiare la programmazione, cioè proprio è come se entri proprio nel programma, cioè per esempio c'è Photoshop, no? Il programma Photoshop, tu vedi l'interfaccia davanti, semplice. Posso cambiare questo slide da qui a qui, vedi quanti cambi posso fare. Però quelli che veramente gestiscono il programma è il codice che sta dietro al programma. E quello lo sanno solo gli esperti, tutta sta gente ricca che sa. Loro modificano il codice un po' per volta. Cioè quell'esempio là della rana che la cuoce piano piano. Loro non sono come noi che vediamo solo il presente. Loro non gliene frega niente, hanno tempo. Perché stanno già bene, no? Nelle loro ville, con le loro ricchezze. Quindi non hanno fretta. Loro sanno che questa cosa la possono fare piano piano. E piano piano modificano quel codice che sta dietro al programma. Modificano il codice e tu ti ritrovi che piano piano ci abbia un cazzo. Io non guardo Rocco Bruno.